taglio del nastro presso l'Università di Firenze in piazza Brunelleschi per il CEDAF, il Centro di Documentazione sulle Alluvioni di Firenze, dedicato alla ricerca, al recupero e all'elaborazione dell'informazione bibliografica e documentale relativa all'alluvione del 1966 e alle precedenti inondazioni che hanno riguardato Firenze e la Toscana. Come è nata l'idea di questo centro di documentazione? Ma noi, quando siamo partiti ormai 5 anni fa, anche più, con il Comitato Firenze 2016, preparandoci all'anniversario dell'alluvione, ci siamo resi conto già fin da allora che in città non c'era un punto dove fosse possibile avere un'informazione sufficientemente completa di tutto quello che è legato sia all'alluvione di Firenze 66 ma alle altre alluvioni. Allora abbiamo fatto dei gruppi di studio con tutti gli enti che hanno collaborato, praticamente tutte le istituzioni fiorentine, la Biblioteca Nazionale, l'Archivio Storico del Comune, insomma tutti quelli che potete immaginare, per vedere se fosse possibile fare questo, cioè un luogo dove gli studiosi potessero, diciamo, avere un'informazione sufficientemente completa e non frammentata, perché ogni istituzione ha i suoi archivi ovviamente, ma non c'è una visione comune. Beh, dopo 5 anni siamo riusciti col CEDAF intanto ad avere un luogo dentro l'università che raggruppa tutta la documentazione in possesso dell'università, ma soprattutto una rete con tutte le altre istituzioni che hanno collaborato a Firenze 2016 e che funziona in modo che sia possibile anche via web reperire in maniera coordinata tutta l'informazione che questi enti hanno sull'alluvione. L'alluvione di Firenze del 66 è da oltre mezzo secolo oggetto di studi, approfondimenti e ricerche. Il CEDAF è stato istituito al termine delle manifestazioni legate al 50° anniversario di questo tragico evento e raccoglierà, oltre all'archivio ufficiale degli Angeli del Fango, tutti i documenti esistenti relativi alle memorie dei fiorentini, agli aiuti nazionali e internazionali, ai danni e al restauro, al rapporto tra il fiume e la città e organizzerà attività didattiche e di ricerca come tirocini o tesi di laurea. Abbiamo già le collaborazioni internazionali e devo dire che noi abbiamo costituito un comitato scientifico internazionale che ha fatto un bellissimo rapporto che è sul nostro sito, in inglese finalmente, che dà a tutti gli studiosi. Abbiamo avuto un successo notevolissimo perché abbiamo avuto moltissime richieste di questo rapporto che presenta alla comunità internazionale quello che è stato il 66, perché è stato un grande avvenimento internazionale ma negli ultimi anni non è stato così ricordato come doveroso, per cui questo servirà molto anche agli studiosi internazionali. E anzi, la cosa simpatica che faremo a livello internazionale è un archivio che stiamo completando degli aiuti nazionali e internazionali, e sarà possibile qui anche per paesi, studiosi di altri paesi, vedere come il loro paese ha aiutato Firenze. Il CEDAF è ospitato in una sala all'interno della Biblioteca Umanistica dell'Ateneo Fiorentino, con collezione a scaffale aperto per gli studenti e i ricercatori nazionali e internazionali. Ma non solo, è online anche il sito www.sba.unifi.it/CEDAF, dove è possibile reperire documentazione digitale come foto, video, interviste, siti, bibliografie e fruire in modalità virtuale di esposizioni realizzate negli anni su questo tema cruciale della storia di Firenze, dalla storica mostra Firenze restaurata del 1972 alla bellezza salvata che fu ospitata a Palazzo Medici Riccardi nel 2016. Che cosa ci ha insegnato l'alluvione? Cosa abbiamo imparato dall'alluvione del 66? Abbiamo imparato molto, ma non abbastanza. Abbiamo imparato certamente come recuperare dopo un simile assalto distruttivo opere d'arte che potevano sembrare irreparabilmente danneggiate, che invece sono tornate a nuova vita grazie a tecnologie del restauro che si sono evolute, che si sono sempre più raffinate nel corso degli anni, per cui anche dopo 40 anni è stato possibile ritrovare la bellezza e in un certo senso l'integrità di tavole dipinte e oggetti variamente danneggiati. E non abbiamo imparato abbastanza forse in termini di prevenzione. Purtroppo ancora gran parte del patrimonio artistico fiorentino è sostanzialmente a rischio e se dovesse verificarsi un nuovo evento sarebbe nuovamente colpito, non nella stessa misura, non nello stesso modo, ma abbastanza.